E salve. Ho pensato che potrebbe essere utile pubblicare questo stralcio da una lezione che ho fatto via web con una allieva dei miei training di pittura olio alla fiamminga. Nel filmato abbiamo ricapitolato tutto il lavoro che abbiamo fatto per la realizzazione di questo lavoro. E poi abbiamo, come dire, ho fatto le ultime osservazioni sulla prospettiva aerea, sulla maniera di mettere gli ultimi particolari per esaltare il lavoro. E credo che possono essere utili a tutti quelli che dipingono, specialmente i paesaggi urbani. Se volete aiutarmi, mettete un mi piace a questo filmato. E vi ricordo che potete abbonarvi per non perdere le ulteriori pubblicazioni, perché io pubblico moltissimo materiale tratto dai miei corsi via web. Vi saluto e buona visione. Ciao. Ciao Alessandro. Ciao. Non so se ti danno fastidio. Ti dà fastidio, no, il fatto che facciamo lezione così. No, assolutamente. Anche perché ne ho ascoltato una, tu ne hai fatto un giorno una, con la voce l'ho riconosciuta, un signore che sembra non sardo, ha un Architetto, accento, sì. forse l'architetto, quello che ho Architetto, conosciuto, che ho visto di persona. E ho ascoltato la lezione, mi interessava, quindi alla fine può essere utile anche ad altre no, persone. Tra certo. l'altro, E qui se la stiamo facendo in diretta, ancora meglio. quindi peggio che mai. E niente, ho condiviso anche il tuo post Ah, chat benissimo. in Facebook. Mi stavano scrivendo tutti, gli ho detto guardate che non è finita, è solo una lezione. Gli ho Vabbè, detto fatta a carboncino, giusto? sì, a fusaggine. A fusaggine, benissimo. Allora, praticamente tu, ricapitolando, hai fatto diversi bozzetti di questo tipo. Questo è uno dei, e a un certo punto avevi capito tutto, prospettiva, eccetera, il fatto che c'erano varie qui ci sono vari giochi di prospettiva, abbiamo capito dove era l'orizzonte, abbiamo capito tutta questa serie di cose. Dopodiché hai riportato il disegno a matita sulla tela. Qui c'era questa macchia, hai visto che poi questa C'era macchia questa macchia che per fortuna hai risolto tu perché mi abbiamo hai detto risolto, ma cosa fare. abbiamo avuto vari problemi, perché quindi è importante farla. O decidi che le fai assolutamente disomogenee, oppure se la fai omogenea deve essere tutta omogenea. E Tutta. questo è stato. Non so cosa sia successo, mi ha assorbito molto più colore lì e quando lo Capita. stavo preparando e quindi. Probabilmente l'imprimitura, cioè Sì. Sì, come era proprio preparata la l'imprimitura è tela. stata. Sì. Probabilmente era una tela o mal preparata o c'aveva un difetto di fabbricazione. Tanto è vero che tanti, io per esempio non uso tele, se non per giù quando faccio bozzetti, cose così, e lavoro direttamente sulla tavola che mi preparo io col gesso acrilico. A quel punto non mi succede mai questo tipo di cose perché, come dire, il fondo è assolutamente omogeneo. Capito. Dopodiché, qui è l'altra fase nella quale hai cominciato a dare il terra d'ombra bruciata per gestire i chiaroscuri. Giusto? Il passaggio successivo non è questo, ma è questo, nel quale Questo hai cominciato a dare grisaglia la grisaglia, bianco. cioè il contrario, lavorando solo col bianco, hai cominciato a dare le luci, l'illuminazione. Ok? Dopodiché hai fatto questo lavoro qui, che è a mezza pasta praticamente. Io le chiamo mezze paste, poi non so come possono Ah, essere perché in chiamate. effetti ho fatto le velature
Sono velature velature. oppure colori semicoprenti che Sì. vanno a gestire Tipo ad l'immagine. esempio ho usato il giallo ocra qui, mentre Hai quindi ho usato il cominciato ad giallo usare ocra i miei qui colori. sopra e qui, quindi in qualche maniera hai creato dei ponti di colore fra le parti illuminate e le parti in ombra, giusto? Sì. Questo qui ti Sì. sta venendo abbastanza bene e adesso non mi ricordo dov'è. Dovrà, vedi che devo recuperare anche il. Ci sono 5 persone, le saluto. Ci sono cinque Buonasera. persone che ci stanno guardando. Se vogliono possono Buonasera. scrivere qualcosa. Io però non rispondo, parlo solo con te, poi casomai rispondo nei commenti se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Nel frattempo torno al lavoro e aggiungo, crea nuova. Ok, questo è il modello. Sì. Allora, eccomi. Allora, guarda come tu mi stai dicendo che sono più che questi colori sono troppo caldi. Pensavo di Giusto? sì, invece vedendo l'originale sembrerebbe di no, No, sembrerebbe il contrario. Ecco, un bel l'originale è po' di più differenza. freddo. Sì, è molto più freddo lì. I miei sono colori caldi, toni caldi, diciamo. Infatti io ti direi di ci posso allora, infatti come a colpo d'occhio ti avrei detto questo senza guardare il modello. Sì. Mi può andare bene, ma questa zona qui riesci a vederla? Sì. Aspetta, la segno così. Mi può andare bene. Mettiamo, usiamo la matita. Ma tutta questa zona qui è troppo calda. Cioè, io se dovessi intervenire su questo, io qui ci farei. No, questo non mi va bene. Z. Giallo, giallocca, no. Farei questo, vedi? Ancora più un'altra velatura di blu Io farei una velatura di blu. Guarda, oltremare. guardalo. Blu Sì, sì, oltremare, sì. brava. No, perché l'ho già fatta. Ci ripasso Adesso sopra. Sì. regolati, io adesso no, purtroppo non ho la definizione precisa del. Allora, farei questa operazione. Il cielo è un po' troppo omogeneo, forse avrei tenuto più chiaro qua sopra. Quella zona lì è più chiara, quella dove c'è il tuo E puntatore, quindi mentre il suo questo. è un pochino più scura. Ok, quindi se me lo tieni così Bene, bene. Lo mi voglio viene. rifare però il cielo perché non so se si vede Sì, si qua. vede meglio. Sì, ok. No, sposta dall'altra parte. No, copri la tua faccia. Ecco Ok, qua. brava, sì. Ho capito, mi va bene quello Però ho che hai intenzione fatto. di rifarlo perché ci sono punti che non ho. Allora, lì hai dato, lo vedi che adesso non so se è la tua telecamera, ma vedo un alone violetto là in cima. Allora, aspetta che l'abbasso. No, non è viola, No, cioè, e allora è va sempre blu bene. cobalto con blu Ok, allora, alternale. fatta questa velatura sulla quale possiamo ragionare, io farei anche un'altra cosa. Sì. Z, troppo forte. Questo. Aspetta un attimo, vediamo un po' se questo qui messo in moltiplica. Che mi dà? Ah, è meglio, molto meglio. Mi permette di lavorare, vedi? È come se sto facendo una velatura. Sì. Ancora più intensa. Lo vedi, guarda. Perché Sì. mi raffredda l'ombra, no? Sì. Mi raffredda l'ombra e mi migliora. A quel punto però anche qui devo farlo, perché se no, guarda come guarda quanto questo è venuto avanti, perché sono aumentati i contrasti, Infatti, e quanto questo rimane indietro. sì. Per cui anche qui Anche lì, tutte le zone in ombra, dovrò diciamo. intervenire, sì, un po'. No, non basta, adesso dovrei prendermi anche
Tu ti puoi fare degli impasti terra d'ombra bruciata e blu, no? Li hai già Sì, fatti, peraltro. sì, sì, sì. E mi vai a intervenire in maniera quasi calligrafica. Prendiamo, adesso prendo un pennino, vediamo che mi dici. Cioè, mi vai in queste zone qui, mi vai a definire maggiormente. Io adesso non ce l'ho il colore perché sto lavorando con un, appunto, con una tavoletta grafica, ma mi vai a definire maggiormente, La proprio in zona maniera D. calligrafica, qualche punto. In modo da definire di più le pietre, farle venire, dargli un pochino più di profondità. Però attenzione, in maniera non ordinata. Sì. Quelli Quindi in certi punti sì, e in certi punti dove no. sono un pochino più intensi i colori naturali rispetto Sì, ad altri. vedi che qui, per esempio, qui no, Sì. questi punti, qualcosa qui, cioè in Sì. maniera un po' non ordinata, disordinata e casuale, perché sennò diventa troppo preciso. Perfetto. Per esempio qua sotto io lo metterei. Dove qui, qua sotto? Vedi, Ah, vedi, laggiù, qui, qua ok? Sì. sotto. Sì. Qui me lo metterei perché mi toglie, perché queste sono ombre di contatto praticamente. Sì. Sono dei nerissimi, no? Sì, Anche infatti sono qui molto qualche intensi. particolare. Perché se metti questi particolari, adesso non so se io l'ho messo un po' neanche bene dappertutto, però come vedi, non so se vedi che Gli dà più me lo sta profondità, tirando avanti, no? Per esempio anche sì. qui, no? Perché i Quindi nostri di occhi. velature se ne possono dare più di una a quel punto. Velature, stai lavorando con liquid, poi Sì, con il liquido e non l'olio hai di problemi lino di anche. sgrassatura. Allora, che ne so, qui adesso. Questo io, allora, è per quello che lavoravo sulle velature, vedi? Cioè, se io qui lavoro velando, Sì, gli dà più intensità poi alla fine. Sempre solo con il blu oltremare, chiaramente. Altri colori, nonostante nell'altro, nell'originale ci siano, cioè, ho visto che c'è un color giallo, giallo ocra, qualcosa del genere. Gli si dà alla fine No, oppure, qui c'è vedi. un rosa qui. C'è un rosa lassù, sì, e poi c'è un giallo che, boh, un giallo, sì, lassù c'è un rosa. Allora, qui io lavorerei staccando con il bianco Sì. e ammorbidendo con, vedi, qui c'è, addirittura ci potresti mettere, ma un'idea è di lacca di garanza. Che Lacca di cosa la garanza. sostituisce anche? Mi sa che non ce l'ho la cardiganza. Alla Lizzarina, non avevi un rossa Lizzarina, Lizzarina. qualche cosa del genere? Adesso devo controllare E se se mi no ricordo. prenditelo. Fra la lacca di garanza e la lacca Lizzarina o un rosso Alizzarina, prendi la Sì. Lizzarina. Praticamente la Perfetto. Lizzarina è la sostanza chimica che sta nella lacca di garanza, solo che la lacca di garanza ha origini naturali ed è meno stabile della lacca alizarina. La Tutto lizzarina, ok, va bene. No, mi sa che non l'ho presa qui. Qui questa. anche mi Cioè, dobbiamo aumentare un po' queste macchiette, queste cose qui. Andiamo a vedere. dimmi dove che non lo vedo. Qui Ah, sì, ok. mi devi dare dei dettagli. Sì, ancora più intensi. Sì, vedi? Quindi se tu per Sì. esempio qui anche questi stacchi qua, sempre in maniera molto, allora fino adesso hai agito molto bene, nel senso che quello che vedo è casuale, Sì. Deve non è continuare ad diventa esserlo. sintetico. Allora quello che devi fare è su queste cose, vedi che sto facendo io? Sì, Sto dargli un pochino più aumentando di. qualche punto della trama casuale che hai già ottenuto. Perfetto. E segui, perché Sempre se
Sempre con il terra d'ombra bruciata e l'oltremare, Sì, e altrimenti questi. invece, Sì. qui invece mi vai a rinforzare. Il bianco. Come con la lama del. Dunque, c'hai i pennelli a lingua di gatto, giusto? Sì. Allora, il pennello a lingua di gatto, pulito, te lo carichi su entrambi i lati di liquid, lo asciughi, prende, deve essere unto, e lo guardi di traverso deve essere una lametta. Col A quel bianco, punto. A naturalmente. quel punto, no, senza ancora Sì. non hai fatto niente. A Ah. quel punto carichi un lato solo del bianco, sul Sì. bianco, però sul bianco non il mucchietto del bianco. Chiaramente ve l'ho fatto Quello già. vedere, no? Te le Sì. spalmi, il bianco te lo spalmi sulla tavolozza con la spatola, no? Ti carichi in una. Poi, prima di lavorare, lo giri. Quindi tu hai il colore sopra e lavori con la parte di Dall'altra sotto parte. e a quel punto vai a Questi ritagliare minimi questi punti qua. Poi, particolari. forse con un pennello tondo, appuntito, vai a fare lo stesso lavoro casuale. Queste zone qua. Sulle zone, anche qui, per esempio, e poi vai un po' a rifinire, non tantissimo. Io in genere uso solo i pennelli a lingua di gatto Io ho solo quelli, poi e qualcosa lavorerei ce con un l'ho. 4. Dovresti averlo, un 4, Sì, ce l'ho, ce l'ho. 2, ok. Molto fine, molto pulito. Siccome quei pennelli non si usano mai, dovrebbero essere, cioè. Almeno io non li faccio usare mai, faccio usare sempre pennelli più grandi, no? Sì. Dovrebbero essere ancora perfetti. Qui è Olio, olio. importante, guarda che non vedi che non c'è stacco. Qui è vero, non. Questo fatto qui, adesso io lo faccio più forte, anche qui un po', no? Questo fatto qui, vedi, guarda che me l'ha staccato, vedi? Ma Sì. staccato adesso sto sempre in maniera, vedi, disordinata, però mi ha staccato qui anche mi Al serve un resto del. incisivo, no? Perché questo è tondo, Sì, rimane stondato, quindi di conseguenza per dargli quella senza quella. allora, se io sto qua e prendo la lacca di garanza, dove sta l'aerografo? Vedi che succede? Sempre con un po' di liquin di. Aspetta un attimo, ho sbagliato tutto. Eccola qua la lacca di garanza. Sì, la lacca di garanza trasparente. Io sto Sì. esagerando qui, eh? Sì. Tant'è vero che gli darei pure del blu, penso Sempre velato, sotto forma di velatura. un po'. Sempre sotto forma di velatura. Anche qua io tutto sommato lo staccherei. Perché tu c'hai qui un piano e qui un altro, e li devi, Sì. anche qui lo devi separare. E quindi là un pochino più scuro a quel punto. Eh sì. Il tetto com'è, scusa? Ah, c'ha dei rossi là sopra. Qua sopra c'ha Da dei. sopra è un pochino rosa, sì, rosato. Scusa. Probabilmente perché fa proprio. Forse sì, lo so, forse un po' di garanzia, un po' che succede. Ah, vedi un po'. Sì, Però un qui no. leggero. Qui Non vuole è molto più. chiaro, però dovrebbe essere così.
Io sto smorzando tutto, lo vedi un po', eh? Anche questo è così. Quindi la velatura anche lì di Beh, qui che le devi giocare, questi qui sono troppo caldi, allora ti risporci un sì. po', no? Possibile che questa è così bianca? No, è Ah sì, è un grigio. grigio. Anche lì devi proprio lavorare con dei colori sporchi. E questo non è Se qui giusto. faccio una velatura di blu, appunto di blu oltremare, a quel punto dovrebbe essere meno. Sì, vedi. Quindi adesso. Il lampione com'è? Aspetta un attimo. Quindi Lampione adesso non devi l'ho lavorare a considerato. precisare. Lampione non l'ho Vedi che c'è un sacco considerato. di azzurri, guarda. Sì. Vedi? È chiaro che io ho esagerato, però hai visto come è sudato come. Non senso. C'è un sacco di toni azzurri, grigio azzurri. Infatti, ma lì a quel punto che tipo di grigio andrebbe bene? Perché l'ampione proprio non l'ho considerato, non l'ho proprio. Vedi che Allora tu è c'hai, stato. e io continuo, io allora tendenzialmente lavoro con meno colori possibile, Sì. il che vuol dire che mi mescolo terra d'ombra e blu. È blu, oltremare sempre. Sì. Me lo Faccio scrivo. questo tipo di cose, però qui intorno deve essere un po' più scuro. Qui poi peraltro ci sono dettagli. Sì, c'è. Ci sono dettagli che dovresti darmi, questi qui. Un pochino più di dettagli. Sì, sempre casuali, eh. Adesso Sì. io, vabbè, io adesso sto lavorando troppo in fretta. Beh, è giusto per capire. Qui c'è una candela. Ombra più blu oltremare. Mi sto scrivendo tutto. Beh, ma poi questa la troverai registrata su Facebook, siamo in diretta Facebook. Allora me la guardo lì. Ci sono varie cose che devo aggiungere. Ok, va bene. Allora, come vedi, essendo questo così scuro, questo Sì. qui, qui lo puoi fare proprio. Io adesso lo sto Proprio dello stesso sporcando. scuro Eh beh, quanto sì, il perché peraltro ti fa risaltare. E anche grigione. tutta questa parte Sì. meccanica, eccetera, ti Sì, conviene sì, sì. rinforzarla. Sì, quella non l'ho proprio presa in considerazione, ho detto ne voglio parlare prima con Alessandro. Sì, ma adesso siamo ai dettaglietti, non è. Ascolta, invece per quanto riguarda Un'altra il cosa farei qui, contorno. scusami. Sì, dimmi, dimmi, dimmi. Qui, allora, mi va bene che se però in primo piano, eh? Sì, un pochino più visibili. Ma come dire, sono interventi, come si dice, calligrafici e non completi, non mi finire niente. Va bene. Però, vedi, guarda che succede, Gli dà un pochino più di profondità, effettivamente. ti dà maggiore profondità, perché Sì. è chiaro che io qui sto inventando, no? Non sono neanche certo che. Eh no, guarda. Sì, si vedono un po' di più. Beh. Così come si vedono le Guarda, guarda, guarda. pietre. Sì.
Questo qui l'hai fatto, no? Quale? Qui c'è un dettaglio, vedi qui c'è un tombino. È poco visibile quello. Bravo, fregati. Può anche era una griglia. Oh, è una griglia di tombino, sì. Ah, no, non l'ho fatta quella griglia. Allora lascia perdere. Si vede a malapena e quindi non l'ho proprio fare. No, lascia. Non l'ho considerato. Però hai visto come c'ha... Sì, si vedono un pochino di più chiaramente perché... delle cose più... Sì. Delle precisioni maggiori. Che messe in primo piano ti portano avanti sì, la strada. Così come anche allora i San Pietrini che ci sono nel marciapiede, qualcosa in più devo fare. No, solo che ci sono contorno. Questi qui lascia perdere, perché questo come lo tocchi ribalti il lascia perdere. Ah, lascia così, ok. Sì, no, tieni, usa i dettagli che ti fanno comodo, non quelli che ti rende colpevole, non so cosa. Dici tu, magari qui però veramente a confondere le idee, però lo vedi che già subito disturba, perché c'ha una grafica difficile che subito ti crea problemi, lascia perdere quello. Questa invece è una grafica che ti fa comodo, sì, ma te la usi. Vedi che me l'ha portato. Perfetto. No, gli dà proprio più profondità a quel punto, si vede bene la a questo curva. Punto anche qui ti metti dei... Tu devi giocare con accenni di contrasti appena appena, perché quello che stai facendo è suggerire, non stai, questo non è un... non c'è niente da definire, va solo suggerito. Facciamo un invece il portone, il legno del portone lo devo lì, perché anche lì non ho lavorato più di tanto, ho giusto messo queste piccole linee biancastre. Allora va bene, facciamo un controllo, guarda che succede, tolgo e tolgo, guarda. Vedi? Sì. Qui vabbè, qui andrebbe pulito. Vabbè, no, non l'ho. Qui ho sporcato di azzurro. Non so se è il mio lavoro. Va a vedere? Ah no, non ho fatto niente. Allora, qui è troppo grigio. Qui è troppo grigio? Sì, quasi quasi qui. Ah, perché non lo vedo per forza. Ah, no, non è troppo grigio. Vabbè, dovrebbe essere un pochino più chiaro lì, in modo che gli dia quell'aspetto stondato che dovrebbe avere il muro. Sì. Guarda, io adesso sto... Sto facendo una cosa che tu non puoi fare, Stai scurendo un pochino di più le parti. Sto schiarendo qui. Schiarendo, ok. Però lo sto facendo in maniera grafica, me ne approfitto perché ho la tavoletta grafica. Ok? Sì. Complimenti. Allora, aspetta, però, la parte del legno, ci vado a fare le parti, diciamo, più... Le queste vedi, macchie, questi punti. Cosa dici? Ci vado a farle? Sì. Sempre col blu oltremare e il terra d'ombra, in modo da restare poi alla fine. In maniera da raffreddare un po', perché è un po' caldo questa roba qua. Mm-hmm. Quindi ci rifaccio una velatura sopra. Vedi com'è caldo? Sì. Ci rifaccio una velatura generale, sì. Generale, infatti, ma la devo fare anche dato che è molto, vedi che molto c'è molto grigio qua, infatti è più freddo. Anche qui è tutto grigio. Ma anche sulle pietre vado con la velatura o no?
Ho paura di rovinare, ma no. No, devi sporcare, devi continuare, cioè se vuoi continui Ci sono usando alcune pietre che toni sono grigie, del tutto grigie anche. meno caldi, cioè ritocca questi squilli Alcune pietre gialli le rifà. e certe Sì. pietre le ritocchi invece con un no, non ci mettere giallina, con grigi. Con grigio, oh, grigio Bistro, bistro paine. chiaro, bistro Grigio chiaro. chiarissimo. Sì. Anche qua sopra, Vedi che ce guarda ne com'è. sono un paio così grigie di pietre. Certo. Sì, guarda, Allora questa provo, ho qua. il grigio di Vedi questa paine, come qua. si chiama? Adesso non mi ricordo come si chiama. Cos'è, vuoi usare grigio di Payne? No, ti fai un Paine. bistro. Tu c'hai terra di Siena, blu oltremare, bianco. Che ti Sì. vuoi fare l'universo. Ah, ok. Allora, la questione è sempre quella. Tu devi lavorare col minimo indispensabile di colori per due ragioni. Uno, perché così mantieni l'armonia nell'economia del quadro. Due, perché più ci lavori e più impari a usarli. E impari, capisci cosa ci puoi tirar fuori. Perché questo per te è un quadro da principiante, ben riuscito, ma da principiante. Va bene. Hai capito 10 cose, il prossimo quadro ne capirai altre 100, perché costruirai su quello. Però costruisci su quello se continui a usare i colori, i Sempre pochi che sei colori che sì. hai in tavolozza. Perché Va se bene. cominci a aggiungere colori, eccetera, eccetera, a un certo punto non capisci più niente. Cioè il minimalismo vale sempre. Perfetto. Va bene. Comunque, complimenti perché ammazza. Il cielo da rifare. Sì, il cielo ti puoi lavorare, sì. Sì. Non so se. No, non lo so. No. Perché mo stai un po' nei guai, perché per fare queste sfumature devi avere la pennellata larga, però non puoi. Quello. Perché sennò ti mangi i contorni. Mi segui? Adesso quello che in effetti sono riuscita più o meno a farlo. Ok, quindi vai con calma, vai piano piano. Sì, infatti, piano piano. Ho Direi molta. che Abbiamo finito? non abbiamo altro da dirci No, per oggi. praticamente lo devo, lo No, devo devi fare un continuare, sacco di roba. devi fare ritocchini leggerissimi. E siamo andati molto in fretta. Tu sei stata Sì, quella direi che che l'ha fatto più in fretta, perché questo io è un altro di quei quadri che faccio fare sempre, perché è una bella palestra, e sei stata una di quelle che è andata più in fretta. Complimenti, Dai, evidentemente avevo più tempo rispetto agli altri. no, non Va avevi bene, più tempo, grazie. sei stata proprio più svelta te. Sei andata dritta come una spada, come dire, cioè non ci sono ripensamenti. Tienimi più Perché più o fredda meno quando capisco questa roba una cosa, poi me la qua. Tienimi ricordo più fredda giustamente. questa roba qua. Sì. Va benissimo. Complimenti e ci vediamo settimana prossima. Sì, senz'altro. Grazie mille, Alessandro. Ciao, e comincia a Ciao, buona pensare a che serata. altro vuoi fare. Eh? Comincia a pensare a che altro vuoi fare perché questo Ah, qui. sì, adesso me lo ragiono e te lo faccio sapere. Ok. Dai, Ci grazie fai mille, buona proposte, poi serata. decido io però. Continuiamo Appunto, a tanto fare alla così. Tu fine sei fammi tu che mi proposte proponi, e poi io decido. I miei li boci sempre, quindi. Potremmo, no, non è vero. Potremmo ritornare a lavorare sugli alberi e sul paesaggio, Per me va bene. se ti va. Perché E a me il paesaggio piace molto, poi quindi a olio non volentieri. l'abbiamo mai fatto. A Cioè, olio non l'ho mai sì. fatto, e questo è il primo poi alla fine, il secondo. Dopo la natura morta è il secondo. Secondo. Sì, no, stai andando bene, veloce. Va Ok, va bene. bene. Oggi abbiamo parlato proprio di principi, però fondamentalmente non so se. Come dire, abbiamo lavorato Un sullo. riassunto. Sì, no, ma anche a parte il riassunto prima, ma queste sono messe a punto da pittore, che in Ecco. genere poi con l'esperienza
calcoli addirittura prima e non hai più bisogno di correggere. Ah, ho capito. Perché se questa zona qui la tenevi già più smorta e più ingrigita, ancora di più ti sarebbe andata in fondo. Però non te la faccio rifare, questa qui Se te la conosco. sapessi che io l'avevo fatta già smorta, poi ho detto forse è troppo smorta Ah, e ci ho isso. rilavorato sopra. Questo Pensa, non era esperienza, la cosa trappola dei fa? particolari, la trappola dei particolari è vicino. Mi ha fregato. Grazie mille, dai, buona Ciao, serata. grazie a te, Ciao, stai bene. ciao, Ciao. ciao.